Io ti ho posto come luce per le genti, perché tu porti salvezza alle estremità della terra. Isaia, parlando della missione del servo del Signore, lo definisce luce che porta a illuminare le genti. Ecco il compito che attende ciascuno: accogliere Gesù, che è luce del mondo, per testimoniarlo agli altri, divenendo a nostra volta luce che squarcia il buio della vita. Noi siamo figli della luce e Gesù vuole che la nostra luce brilli tra gli uomini, perché vedendo le nostre opere buone lodino il Padre che è nei cieli. Non nascondere sotto un vaso la luce della grazia che ti abita. Buona giornata.